Quando le cose non ci vanno bene, siamo soliti pensare che ci manchi qualcosa. In realtà è proprio il contrario. Abbiamo troppo, troppo a livello fisico e a livello mentale. Abbiamo dei fardelli enormi che ci portiamo sulle spalle, sia per quanto riguarda le relazioni, le connessioni con le persone, ma anche per quanto riguarda il nostro ambiente e le nostre cose. Io sono Vanessa e ti do il benvenuto sul canale Van Education. Del mio canale avrei visto sicuramente un'evoluzione. Io di professione lavoro anche con i bambini, con le famiglie e insegno loro tantissime cose legate al comportamento e alla didattica, però mi sento anche di condividere uno stile di vita, soprattutto sano a livello mentale, quindi a livello di crescita personale, perché credo che possiamo essere sicuramente persone migliori, ma anche genitori, insegnanti migliori, se conduciamo uno stile di vita, diciamo, semplice, ordinato. Ordinato nel senso di avere le cose al proprio posto e non avere sempre dei pensieri che tendono a preoccuparci, quindi a occuparci prima che le cose effettivamente avvengano. Ecco il motivo per cui noi siamo sempre carichi, pieni di pensieri e di cose che annebbiano un po' la nostra via, il nostro percorso, la nostra direzione. Ecco perché all'interno del canale ho deciso anche di condividere questo aspetto della vita. Perché secondo me è fondamentale, al di là di tutta la creatività, la professionalità che ci può essere all'interno del mio lavoro, però tante volte anche su Instagram mi scrivete moltissimo e anche molto di più nei direct message, nei DM, molto di più per quanto riguarda la mia vita personale, il mio stile di vita, ma come fai a fare questo, ma mi piace molto come fai quest'altra cosa, mi piace molto il tuo ambiente. Ecco, io lo curo sicuramente, curo la parte anche esteriore del mio ambiente, della mia casa, perché sicuramente rispecchia anche la mia personalità e anche delle priorità che io ho deciso di mettere appunto al primo posto rispetto ad altre. E questo mi ha fatto fare quello switch mentale, quel click che mi ha permesso anche di cambiare vita e di accogliere determinate opportunità nella mia vita. E quindi voglio condividere con voi alcune riflessioni, alcuni aspetti. Avete visto anche nelle scorse settimane alcuni video sul minimalismo, ma non voglio che sia una sorta di guru fuffa in cui si spiega che il minimalismo significa soltanto avere la casa bianca, asettica, senza oggetti, senza circondarsi di nulla. Non è quello, quello è la parte magari estrema di una scelta. Nel mio caso io ho deciso di vivere il minimalismo come liberazione del superfluo, sia a livello relazionale, amicale, personale, e sia a livello di ambiente, di cose, di cui mi circondo. Ecco perché, tante volte, se non si fa quello switch mentale, si pensa che effettivamente se qualcosa non va è perché ci manca qualcosa. Invece no, io penso assolutamente che liberarsi di tutto il superfluo, anche per quanto riguarda il disordine visivo, mentale, vedere le cose fuori posto, accumulare tantissime cose, è sempre sinonimo e simbolo di magari un malessere personale, interiore, mentale. Quindi il fatto di magari avere bassa autostima ci non so, può comportare l'acquisto compulsivo di tante cose perché non ci sentiamo mai sicuri. Oppure avere un ambiente estremamente di accumulo pieno di cose può comportare il fatto che magari facciamo fatica anche noi a liberarci di determinate cose, abbiamo un profondo attaccamento nei confronti delle cose. In realtà mi sento di discostarmi dalle persone che magari dicono in casa non bisogna avere assolutamente niente, la casa deve avere più spazi liberi possibili, è bellissimo a livello visivo, ma c'è un'altra faccia della medaglia, nel senso che secondo me lo sto imparando, nel mio percorso col minimalismo, attraverso il minimalismo, sto imparando che non è necessario buttare tutto e non avere niente, ma è necessario dare un certo significato alle cose che ci appartengono, perché di recente mi sono imbattuta in un video meraviglioso che spiegava l'energia e la potenza degli oggetti. Avere determinati oggetti nella nostra vita
possono parlare appunto della nostra personalità, ma possono anche a loro volta darci quell'energia, quell'entusiasmo che ci permette di sentirci in un determinato modo. Infatti, in questo video si parlava molto di come gli oggetti ci facciano sentire e attribuire un determinato valore. È importante sicuramente, però l'errore che si può fare è quello di attribuire importanza a qualsiasi cosa, quindi circondarsi di tantissimi oggetti, continuare a comprare cose anche se ce le abbiamo già in casa. Ecco, questo no. Però una cosa che mi ha ispirato moltissimo è quella di dare un valore al singolo oggetto che abbiamo e effettivamente capire quanto quell'oggetto ci porta gioia ed energia all'interno della nostra vita. Quindi va benissimo avere un determinato strumento se lavorativamente parlando ti aiuta, è più funzionale, ti fa stare bene. Quindi sì, io direi sì, spendili i soldi se nel tuo lavoro quella cosa lì è fondamentale. Viceversa, invece, ti dico se hai già tre giacche di colore blu, non comprarne un'altra per il semplice fatto che hai già tre giacche, occupano ovviamente tantissimo spazio sia fisico che mentale, ha più senso avere poche cose, dare valore e un certo significato magari ad una singola giacca piuttosto che a 3, 4, 5, 6, 10 giacche, piuttosto che ad altri vestiti. Quindi io la penso un po' così ed è una riflessione che voglio condividere oggi con te perché a me ha cambiato veramente tantissimo la vita, riuscire a dialogare, tra virgolette, con gli oggetti per capire se quell'oggetto che occupa quel determinato spazio ha senso nella mia vita oppure no. C'è un mantra che sicuramente, un paio di mantra che io utilizzo e che condivido anche con i miei studenti e con le mie famiglie, vale a dire che ogni cosa deve avere un proprio posto, quindi anche per i bambini è importante che non siano pieni e carichi di giocattoli e di cose, perché fondamentalmente è importante che loro diano senso e valore ad un singolo oggetto e che ogni oggetto abbia il proprio posto. E poi un altro mantra che mi piace tantissimo, è quello che per ogni oggetto che esce, per ogni oggetto che entra, uno ne esce, vale a dire appunto per il discorso dell'accumulo, quindi non accumulo, però do significato ad un oggetto che entra e che prenderà il posto magari di qualcosa di vecchio che è usurato, non funziona più, insomma il fatto di non tenere la cosa vecchia che non mi piace o che non è più funzionale, non funziona più, ma tenere quella invece nuova, quella più funzionale. Quindi oggi mi sentivo di condividere questa riflessione con voi e spero tanto che possa aiutarvi. Come quando io guardo video e ascolto podcast, piuttosto che faccio corsi, masterclass, la cosa che mi piace è l'ispirazione che mi danno. Non deve essere una cosa della serie io faccio così, tu devi fare così, ma è la questione di dire caspita, questa cosa mi ha ispirata, potrei fare le cose diversamente rispetto a come le ho sempre fatte fino ad oggi. E quindi questo è un pensiero che mi fa assolutamente sorridere e che voglio tanto tanto condividere perché penso che tu in questo momento sai che ci sono delle cose che vorresti lasciare andare, ci sono delle cose che magari ogni volta che le vedi dici sì, è vero, ho detto che l'avrei buttata, l'avrei donata, avrei fatto, ma poi non lo faccio mai. Ecco, prenditi un momento per far passare proprio tra le mani le varie cose che hai in casa e dire questa cosa è una cosa che mi piace, mi dà gioia, mi dà luce, è una cosa che quando la guardo mi fa sorridere, mi fa pensare che sono felice di questa cosa che ho, della mia casa, delle mie cose, oppure se è un'aura negativa, un'energia negativa, se è qualcosa che mi è stato regalato da una persona che non lo so, mi fa storcere un po' il naso se ci penso, oppure è una cosa che tengo soltanto perché me l'ha regalata, non so, mia sorella, mio fratello, però non mi piace, non mi rispecchia, non mi sta bene e quindi ho paura di offenderlo. Nel momento in cui una persona ti regala una cosa, ha già fatto il suo corso, ha già fatto la sua funzione. La funzione era quella di farti un regalo, di probabilmente strapparti un sorriso, di farti pensare che quella persona in quel momento ha dedicato del tempo a te, ti ha pensata. Ma nel momento in cui è stato donato,
quell'oggetto ha fatto già il suo corso, quindi la sua funzione. Perciò spetta a te decidere cosa mantenere nella tua vita e cosa no. Ricordati che ogni volta che c'è qualcosa che non va, non devi aggiungere cose, ma ancora di più devi liberartele, sia mentalmente che fisicamente. Io spero tanto che questo video ti sia piaciuto e ti abbia ispirato. All'interno del canale, sai, come ben sai, e se invece sei nuovo io te lo dico, puoi trovare sia un percorso legato appunto allo stile di vita, al minimalismo, alle scelte di vita più semplici e che fanno stare bene, così è stato quantomeno per me. E puoi trovare anche tutta una parte delle sezioni, delle playlist legate invece al mio lavoro, più alla parte professionale legata ai bambini, quindi tutta la parte creativa, tutti i laboratori, la didattica, puoi trovare tante cose. Quindi a te la scelta su come navigare all'interno del canale. Io ti ringrazio per avermi ascoltato, per aver guardato il video fino a qui. Se il video ti è piaciuto, magari lascia un like, un commento, iscriviti al canale se sei nuovo e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!